Il 20 maggio 1941, negli aeroporti di Megara, Corinto e Tanagra, gli U-52 dell'undicesimo corpo aereo dell'esercito tedesco stanno scaldando i motori. Le truppe del generale Kurt Student sono pronte. I Fallschirmjäger, i paracadutisti tedeschi, sono impazienti di ricevere l'ordine di partire. Kreta attende. Dopo la caduta di Atene, il 27 aprile 1941, l'aviazione tedesca, la Luftwaffe, aveva già preparato un ardito piano per occupare Creta, la quinta isola più grande del Mediterraneo, la direttiva numero 28, nome in codice, Operazione Merkur. L'idea era quella di evitare di imbarcarsi in una rischiosa impresa via mare, dato che il Mediterraneo era controllato dalle navi della Royal Navy britannica. Si pensava invece di puntare tutto sull'effetto sorpresa, preparando un'invasione aviotrasportata mai vista prima. Per questa operazione, l'esercito tedesco aveva radunato 22.000 uomini, guidati dal generale Student, cifra più che sufficiente per sopraffare i circa 12.000 soldati alleati presenti a Creta, almeno secondo le stime dei servizi segreti teutonici. I paracadutisti della 7ª divisione aerea del generale Wilhelm Sussmann, circa 11.000, si sarebbero lanciati su Creta per occupare obiettivi vitali come gli aeroporti, i centri di comandi radio e gli snodi principali dell'isola. Quasi in contemporanea sarebbero arrivati alianti DFS 230 con i rinforzi del generale Eugen Mendel e materiale pesante per supportare l'invasione. Durante una guerra vengono arruolati tantissimi uomini che a volte combattono fianco a fianco con dei loro parenti, senza neanche saperlo. Pochi infatti ai tempi avevano chiari il loro albero genealogico, ma grazie allo sponsor di oggi, MyHeritage, tutti noi possiamo ricreare la nostra famiglia allargata. La storia della propria famiglia è importante, per questo MyHeritage mette a disposizione una quantità incredibile di strumenti per creare da zero il proprio albero genealogico. Io ad esempio ho ricreato, grazie anche ai più di 20 miliardi di documenti dell'archivio MyHeritage, la storia della mia famiglia per 5 generazioni. Inoltre, con l'opzione Instant Discoveries ho potuto trovare interi alberi genealogici già creati e aggiungerli al mio, rendendo il mio albero genealogico un'intera foresta. Inoltre, puoi caricare vecchie foto e MyHeritage si occuperà di restaurarle, renderle a colori e perfino animarle. Non importa poi se non sai molto della tua famiglia, le funzioni di MyHeritage ti aiuteranno a trovare parenti lontanissimi che neanche sapevi di avere. Visita MyHeritage e scopri la tua famiglia. Trovi il link per creare un account con 14 giorni di premium in descrizione e nel commento pinnato. Ma ora, torniamo a noi. L'operazione sarebbe entrata nel vivo dopo la traversata del Mediterraneo con lanci massicci alle 8 di mattina sulla sponda occidentale dell'isola. Conquistare velocemente l'aeroporto di Maleme, la baia di Suda e Chania, la città più importante di Creta, era necessario per la buona riuscita del piano. Appena preso il controllo dell'aeroporto, la 5ª divisione di montagna Gebirgs del generale Julius Ringer, composta da 5.000 uomini, sarebbe partita dalla Grecia per raggiungere l'isola per via aerea. Infine, appena assicurato un approdo, la Regia Marina italiana avrebbe scortato 7.000 truppe tedesche via mare per portare altri uomini, rifornimenti e materiale pesante. Obiettivi secondari erano gli aeroporti di Heraklion e di Rethymnon, dove, sempre il 21 ma nel pomeriggio, tra le 16 e le 17, sarebbe arrivata la seconda ondata di lanci affidata al colonnello Bruno Brauer. Questo scaglionamento era necessario dato che non erano disponibili abbastanza aerei per un unico grande lancio. I mezzi superstiti della mattina sarebbero tornati indietro per caricare il resto dei soldati, un giro di circa 500 km. Se tutto fosse andato secondo i piani, la strada più importante di Creta, che fiancheggia l'intera costa settentrionale, sarebbe stata sotto il controllo tedesco entro la fine della giornata. Il focus dell'operazione era sul lato nord-occidentale. Non c'era da preoccuparsi per l'est dell'isola, poco abitato e quasi inagibile per mezzi più grandi di un carro. L'unica strada carreggiabile terminava poco dopo Neapolis. Una volta preso il controllo di Maleme, di Chania e di Suda, si sarebbe aperta la via per Castelli a ovest, Paleochora e Chora Sfakion a sud e, attraverso la piana di Askifu, Rethymnon a est. Infine, per prendere il controllo definitivo dell'isola, sarebbe stata sufficiente l'occupazione di Heraklion. L'operazione sarebbe stata supportata dall'8º corpo aereo del barone Richthofen, dotato, oltre ad altri mezzi di ricognizione, di bombardieri di picchiata U-87R Stuka, di bombardieri bimotore Messerschmitt BF-110C e D e di caccia Messerschmitt BF-109E.
Dal lato dei difensori, gli alleati avevano a disposizione una guarnigione formata da truppe del Commonwealth e truppe greche. Inoltre, a Creta si erano rifugiate molte delle forze che non erano riuscite a fermare l'avanzata tedesca, sconfitte, ma non del tutto spezzate. Il generale neozelandese Bernard Fliberg aveva a sua disposizione, oltre alla normale forza di polizia dell'isola, circa 8.000 connazionali, 6.000 australiani, 2.000 Royal Marines, 15.000 membri dell'esercito inglese e 10.000 greci male armati, gli ultimi rimasti dell'esercito ellenico. 40.000 uomini difendono Creta, formando la Cree Force. Per una serie di errori logistici che avevano dirottato i rifornimenti in Palestina, gli uomini di Fliberg si ritrovano senza nessun armamento pesante sull'intera isola, a parte alcune postazioni antiaeree e vecchi cannoni costieri. Inoltre, i carri armati presenti sono pochi e mal ridotti. Il possesso di Creta era strategico per gli alleati. Se tenuta, poteva diventare una spina nel fianco per il Führer e per Mussolini. Per questo la Royal Navy e la Royal Air Force avrebbero aiutato questa piccola forza di retroguardia in ogni modo possibile. Creta non sarebbe caduta così facilmente. I servizi segreti britannici avevano avvisato che un'invasione tedesca era imminente. Per questo Fliberg e i suoi sottoposti osservano il mare in attesa dell'arrivo dei tedeschi. Un grave errore. La guerra moderna si combatte anche in cielo. La mattina stessa della partenza, mentre gli antiaerei tedeschi sono pronti al decollo, all'aeroporto di Tanagra, arriva per il tenente Alfred Gans una notizia dei servizi segreti. Le cifre sono aggiornate. Sull'isola non sono presenti 12.000 uomini malarmati, ma quasi 50.000, tra cui truppe fresche e marines. Ma è troppo tardi. Bisogna partire comunque. Creta attende. Ringraziamo di nuovo lo sponsor di oggi MyHeritage, che ci ha aiutato a ricostruire il nostro albero genealogico. Se volete, trovate il link con 14 giorni di premium in descrizione.